ciascuno di noi si sente veramente amato da Dio. E la Vergine Santissima, la Madonna, con grande semplicità, lei stessa ascoltava e meditava nell'intimo di se stessa la parola di Dio. E ciò che chiedeva Gesù, seguì il suo figlio con intima convinzione e con ferma speranza. Ci aiuti, Maria, a diventare sempre più uomini e donne di coscienza, liberi nella coscienza, perché è nella coscienza che si dà dialogo con Dio. Uomini e donne capaci di ascoltare la voce di Dio e di seguirla con decisione, capaci di ascoltare la voce di Dio e di seguirla con decisione. Non girarci, non guardare indietro, ma guardare avanti. Salire anche per noi a Gerusalemme sarà motivo di crescita spirituale, di saper affrontare le realtà della vita, ma in fondo ci sarà la nostra risurrezione. Amen.